Ciao a tutti, anche oggi siamo ospiti di Giovanna, che ringrazio. E oggi Giovanna ci aiuterà a preparare una decorazione invernale. Sì, ciao. Utilizzeremo gli elevoli, classiche piante fiorite invernali, e poi quello che il giardino ci ha offerto. Per cui abbiamo dei rami di potatura della vite del Canada, poi abbiamo trovato ancora dei pini, i semi dell'edera, i fiori del nocciolo, che si chiamano menti, delle bacche rosse se vogliamo, e i fiori del Viburnum tinus, che sono ancora in bocciolo, per cui hanno questa colorazione rossastra. E ci servirà anche del muschio. Da qui possiamo partire. Bene, ok, iniziamo. Allora iniziamo. La prima cosa, utilizziamo questi rami lunghissimi, che sono i rami di potatura della vite del Canada, ma potrebbero essere anche rami di potatura della vite normale, anche se è molto più rigida, per cui è più difficile da poter utilizzare. E dobbiamo piegarli in modo tale da creare una coroncina. Vai, vai. In questa dimensione va bene? Sì. Tanto io faccio magari quella grande. Ci vuole un po' di energia, eh? Ce l'ho quasi fatta. Sì. Qualche ramo ribelle. No, non importa, fissala e dopo i rami ribelli li addomestichiamo. Con questo si fissa? Sì, un fantasmino. Quindi inizia a fare il cerchio, poi si fissa. Sì. Dopo da lì puoi lavorarci a prima. E quindi poi gira ancora un po' e fisso la parte. E così fissi tutti i rami. Guarda, te l'ho già tagliato. Grazie. Allora ho fatto un po' di questo, ho tagliato questo io. Adesso quelli puoi anche girarli dentro. Ah, così. Ok? E anche questo. E gira. Così si fissano automaticamente. Ok. Abbiamo finito. Abbiamo fatto la nostra coroncina con i rami della vite del Canada. Questa poi si secca e rimane sempre. Ora però la tempiamo, giusto? Abbiamo i piattini verdi, cioè di plastica, piattini di plastica, e li mettiamo come base per le nostre piante di elevoli, ok? Le dobbiamo svasare. E le appoggiamo direttamente qua. Ovviamente ci rimane tutto questo spazio vuoto, che è brutto, e lo riempiamo con del muschio. Appoggiato così sopra? No, la coroncina la lasciamo in evidenza. Ah, ok. E la mettiamo tra il pane di terra della pianta e la coroncina. Grazie. Va bene? È tutto coperto? Perfetta. Ok. Ok. Già così è bella, però possiamo arricchirla ancora di più. Potremmo utilizzare dei rami di polvere, quello che avete in giardino. Poi abbiamo questo qui argentato, quello che volete voi. E li mettiamo non a riempire tutto, ma semplicemente a fare dei piccoli gruppi. Logicamente prendiamo solo le punte. Fantastico questo fino argentato, che non perde gli aghi. Esatto.
non sporca. Non sporca, sì, perché il problema è di usare il fino vero a Natale e poi ci si diventerà. Questo è vero, solo che si secca e non è vero, non sporca. Infatti la dice gli altri vanno di fino, direi basta, deve essere solo un accenno. E qua ci siamo, perfetto. Dopodiché possiamo usare quest'altro. Ci sono le bacche del semi dell'edera. Togliamo le foglie, perché non ci dicono nulla, perché comunque si seccherebbero e starebbero male. Bella, prende forma piano piano. Anche qui deve essere solo un accenno. Ecco. Nocciolo, sono fiori maschili, si chiamano amenti. Fiori maschili? Maschili. Allora, vabbè, possiamo proporre di metterli un po' morbidi. Non rigidi, in modo da creare come una specie di coroncino, esatto, sì. Una cosa così. Valutiamo, perché mi sa sempre di Natale, invece mi piacevano moltissimo i fiori, i boccioli del Vibonutinus, sì. Che mi sanno già di un inizio di primavera. Sì, anche qua sono le punte. Più o meno taglio qua. Esatto. Cioè il concetto di questo centro tavola è dare risalto a quello che è l'emblema dell'inverno. Sì. Cioè l'elevoro. E li metti dentro dei sì, appoggi. Tanto entrano poi nella terra dell'elevoro e hanno comunque l'umidità per conservarsi. Esatto. Mettiamo una cosa lì. Qua che c'è un po' di qui che c'è un po' così. Che non mi spiega. Facciamo girare un attimo. Ecco. Ne metto uno qua dietro perché non è qua. Ma proprio pochino. Faccio questi due piccolini. Ok. Io direi che può bastare. Volendo, allora, per questo grande, no, perché diventerebbe troppo impegnativo. Potremmo utilizzare anche i rami di potatura del nocciolo normale e fare una specie di gabbietta attorno a questo elevoro. Il concetto è questo. Lasciandoli naturali, poi, cioè, senza decorare, nel senso che lasciano, fanno il bordo e basta. Sì. Ok. Ok? Com'è? Tanto il nocciolo fresco è molto flessibile, lo si riesce a lavorare. Ops. Ok, mi sembra carina la cosa. Perfetto, possiamo mettere anche un pezzetto di fantasmino. Appoggiamo, questi possono essere anche incollati, che intanto non succede niente, oppure li infiliamo nella fantasmina. Io ci sono dire che fare i biscotti è più facile. C'è sempre qualche dubbio. Ecco tutto. No. Ok, questi sono i nostri due centri tavola invernali, con un gran profumo d'inverno. Bene, io ringrazio Giovanna, che ci ha insegnato a fare questo centro tavola, spero di
qualcosa di nuovo presto. E niente, mi auguro che sia piaciuto anche a voi. Ci rivediamo. Ciao! Ciao!